Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne e fiaccole. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. In quell'ultimo momento della sua vita, Gesù pronuncia questa frase, un desiderio: ho sete. Se avete seguito un po' il racconto della passione che abbiamo fatto in questo anno, anche altre volte ci siamo intrattenuti su questi significati, vi ricorderete che nell'ultima cena, della quale Giovanni l'Evangelista non parla, ma ne parlano i sinottici, Matteo, Marco e Luca, in quel racconto dell'ultima cena si fa riferimento alla benedizione di un calice che insieme all'azimo che viene benedetta ricorda a noi l'istituzione dell'Eucarestia. Quel calice che Gesù eleva dicendo: questo è il mio sangue, cioè questa è la mia vita, io ve la do, adesso vado a morire. Quel calice è il terzo calice. Un calice di benedizione presente nella liturgia del racconto della Pasqua presso i giudei ancora oggi, si sarebbe dovuto bere poi il quarto calice. Nessuno dei sinottici fa menzione di questo quarto calice. Subito dopo se ne vanno, scendono dal cenacolo, dalla porta delle pecore, scendono giù in basso fino alla valle del Cedron e risalgono appena per andare all'orto degli ulivi, là dove c'era questo frantoio, là dove Gesù sarebbe stato veramente spremuto per fare luce con l'olio della sua obbedienza al Padre, per fare luce a tutte le generazioni, compresa quella che lo stava condannando alla morte. E là, vi ricordate, dirà al Padre con molta forza: allontana da me questo calice, il quarto calice per l'appunto, quel calice che avrebbero dovuto bere tutti gli empi della terra, un calice di vino drogato, dice il Salmo, una feccia che avrebbero bevuto quelli che non si erano comportati secondo la legge. Bene, Gesù decide di berlo lui, quel quarto calice. Una cosa abbiamo visto, chiede al Padre di allontanare da quel momento il giudizio universale per questa gente, per tutti quelli che erano vissuti fino allora, che non erano evidentemente ancora pronti ad entrare nella vita eterna e nel giudizio. E dice la lettera agli Ebrei che, avendo gridato con forti grida e lacrime per essere separato dalla morte, da questa morte, dal giudizio universale per gli uomini, Gesù fu esaudito per la sua pietà e difatti fu esaudito. Morirà, certo, e consapevolmente, lo dice anche in questo brano che abbiamo ascoltato: io devo bere questo calice, lo voglio bere. E finalmente lo beve in questo momento, quando dice ho sete, e gli danno effettivamente dell'aceto, cioè del vino adulterato, un vino adatto a chi non ha saputo gustarne la sapienza nel corso della storia della salvezza. Sapete, noi leggiamo tutti questi. E poi Gesù dice: è compiuto, per dire adesso si può anche aprire questo giudizio.
ma Dio lo ha ascoltato e ha trattenuto il giudizio perché noi vi camminassimo. E come abbiamo camminato noi? A testa bassa, riconoscendo i nostri peccati? Oppure guardandolo con devozione, dicendo: Signore, ma che hai fatto per noi? Ma così tanto ci hai amati? No, noi spavaldi abbiamo camminato. Abbiamo fatto a meno di questo giudizio. Abbiamo fatto a meno di questa speranza. Non l'abbiamo neanche passata agli altri. Tutti, battezzati, sacerdoti, tutti. Raccontiamo cose pietose alla gente che ascolta, cose alle quali qualche volta mostriamo di non credere neanche noi. Ancora mi ricordo certe espressioni. Cerchiamo almeno di sentire qualche, di provare qualche sentimento per Gesù che soffre. Indegno pensare una cosa del genere. Ora, quest'anno, queste parole si avvicinano alla nostra coscienza, non possiamo negarlo, nessuno lo può negare qui. Si avvicinano alla nostra attenzione in un momento diverso. Non abbiamo più, non so, chi ha un problema a casa, chi è successo qualche fatto, chi ha una malattia, per carità, tutte cose per le quali, ma erano ancora realtà singole, individuali, che ognuno viveva per sé, con la speranza che almeno Dio ne ascoltasse una. E la esaudisse. Ce le siamo inventate noi queste cose. Quest'anno no. Se non siamo riusciti a diventare un corpo solo per virtù e per la grazia di Dio, lo diventiamo perché questo mondo ci sta trattando come un corpo destinato a morire. I potenti della terra, come in quell'occasione, si trovavano là senza dire niente di buono, come Pilato, come il sommo sacerdote, come Erode, insomma, chiunque ha affrontato quel momento così drammatico, perfino Pietro. Non lo conosco, ma ti rendi conto? Non lo conosco. Così ora, se non siamo diventati un corpo solo per virtù, lo siamo per la paura di essere travolti da un giudizio nefasto e da conseguenze ancora più terribili, quelle che si stanno raccontando sulle testate dei giornali, nei telegiornali che ascoltate. Eravamo abituati a guerre che combattevano altri. Eravamo abituati a catastrofi che subivano altri, mentre noi tagliavamo la carne e bevevamo il nostro vino a tavola. Qualche volta, quando ci annoiavano questi racconti, li abbiamo messi fuori, ce ne siamo dimenticati. Anche i giornali hanno fatto così, hai visto? Prima pagina, il primo titolo, e poi piano piano lo vedi sparire. Adesso no. Adesso non è così, lo sai che non è così. Stanno tuonando da una parte e dall'altra. Addirittura un grosso rappresentante europeo ha detto: dobbiamo prepararci a un periodo pre-bellico. Ehi, ma stiamo scherzando? Oggi rimetterai da parte il tuo problema personale. Oggi la tua difficoltà individuale puoi tenerla veramente sotto coperta. Oggi tutti quanti noi condividiamo la speranza che questa parola, per la quale abbiamo detto lode a te, o Cristo, che questa parola sia vera. Oggi noi siamo il Cristo e noi diciamo a Dio Padre, in questo Getsemani della storia, allontana questo giudizio. Guarda come siamo. Ci travolgerà questo conflitto se veramente allontana da noi non la sofferenza della carne, a quella siamo votati tutti in un modo o in un altro, e che sia individuale, singolare o che sia comunitaria come la Chiesa è d'altronde, se è il dolore che dobbiamo compatire, che dobbiamo vivere in comunione, allora tu almeno
allontana questo giudizio. Guardaci con misericordia. Il mondo non è pronto, Signore. Te lo disse tuo figlio quel giorno, te lo dice il tuo figlio oggi, in questa chiesa, in questo corpo mistico ti dice, questo mondo non è pronto. Allontana il tuo giudizio. Qualcuno di noi morirà, tutti noi un giorno moriremo. Qualcuno morirà nel dolore, tutti noi moriremo un giorno nel dolore. Ma tu separa il giudizio tremendo sulle nostre azioni stupide, sulla nostra supponenza, su quella di capi di Stato che non sanno neanche allacciarsi le scarpe. Insomma, su questa generazione malata, sulla quale abbiamo sempre detto molto, ma che non abbiamo dato molto perché cambiasse. Dacci la possibilità di riparare noi per questa generazione. E come il tuo figlio un giorno scelse di morire per quella generazione e per tutte quelle che l'avevano preceduta e per quelle che l'avrebbero succeduta, dà anche a noi la possibilità di essere martiri così. Mica avrete paura. Mica avrete paura di offrirvi a Dio. Io non ce l'ho più. Ma accorgo che l'interesse per le cose di questo mondo e di questa vita si sono sbriciolate, schiacciate da ipocrisie mie e di chi avevo intorno. E questa è anche la vostra esperienza. Perciò rialziamoci con speranza, con fiducia, che Dio ascolti la nostra preghiera e ci salvi da questa morte irrevocabile. Sia lodato Gesù Cristo. Sotto un presidium confugimus, Santa Dei Genitris, nostras deprecationes, medespicias in necessitatibus, sed a periculis cuntis, libera nos semper.